Andrea Corsaro, sindaco di Vercelli, presidente dell'ANCI Piemonte, l'associazione dei comuni. Buongiorno, buongiorno sindaco. Buongiorno a voi. Dunque, come ANCI avete distribuito un'infografica con le prime informazioni? Stiamo ricevendo tante domande di chiarimenti proprio sulla mobilità. Per prima cosa possiamo dire con certezza che sono vietati gli spostamenti al di fuori del comune di residenza. Questo lo possiamo dire. Assolutamente, gli spostamenti, la ratio del decreto è proprio quello di evitare al massimo gli spostamenti, la possibilità di riunione e che non ci siano comunque modo di partecipare molte persone ad iniziative. È assolutamente considerato la necessità di lavorare, quindi casa lavoro. Possibilità di comprovare le esigenze lavorative, possibilità di muoversi per delle necessità, quindi chi ha genitori anziani, chi ha persone da raggiungere per portare la spesa, chi ha persone che deve in ogni caso in qualche modo tenere, pensiamo ai genitori separati che hanno le situazioni con i provvedimenti dei verbali di separazione, la possibilità quindi di muoversi dalla residenza. Il decreto ha previsto il rientro alla residenza, quindi il lavoro è tutelato. Le ragioni di salute in ogni caso permettono lo spostamento, le ragioni di necessità e urgenza motivate, ma spetta al singolo che si muove dimostrare questa esigenza, questa necessità e dice proprio il decreto le comprovate ragioni lavorative. Quindi Sindaco, è invece bene. mi scusi, la mobilità invece della vita quotidiana all'interno del proprio comune, della propria comunità, lì sta Questo molto la deve essere. responsabilità dei singoli. Deve essere lasciato proprio sicuramente inteso come buon senso nelle cose necessarie. Gli esercizi commerciali sono aperti, quindi si può andare senz'altro a fare la spesa, non si può andare a fare delle cose che non siano strettamente necessarie e la situazione della mobilità interna. Inizialmente eravamo divisi in province con area rafforzata, a contenimento rafforzato, non più zona rossa. Ora tutti siamo nelle stesse condizioni, ma anche all'interno dello stesso territorio c'è questo divieto di movimento. Va applicato col buon senso che le cose necessarie, come andare a fare la spesa, recarsi Certo. in farmacia, andare a fare le cose necessarie, sono ammesse. Diverso, non si può andare a fare le cose che sono. Sicuramente un qualche cosa che modificano la nostra quotidianità, la nostra libertà di Grazie. movimento, ma tutto questo lo dobbiamo fare per un'esigenza di salute pubblica. Grazie. Grazie, sindaco, buon lavoro, quindi A lei, grazie. massimo appello alla responsabilità di tutti.